Buonasera, ancora qui con noi di Milano All News dal Teatro Off, dunque Milano Off Fringe Festival. E questa sera abbiamo un ospite che parla in lingua inglese, è di Cipro e insieme, quindi dal momento che il mio inglese è assolutamente evitabile, abbiamo con noi Francesca Cutrone. In soccorso, sì, tradurrò per voi dall'italiano all'inglese. Esatto, quindi l'intervista al nostro ospite Sarà resa verrà molto più condotta. soft e fruibile. Sì, perché Francesca Cutrone è una ragazza che si farà e che sta cercando di fare le scarpe a. Alle cattedra, non lo so, Alessandro, Assolutamente se ci sì. stai seguendo, stai pronto, perché tanto con l'inglese Attenzione. siamo sulla stessa lunghezza d'onda, che lui se si fa le interviste da sole, Quindi così tranquillo. adesso un passo alla volta si arriva. Sì, non Va abbiamo benissimo. fretta. Allora, salutiamo i nostri ospiti. Abbiamo con noi dalla compagnia Motus. Allora, sia la coreografa e interprete Martina Gricoli che la regista Rosanna Ceri dei Buonasera. Motus, che qui al Teatro Off portano Interferenze, un nuovo spettacolo per la prima volta coreografato etero, insomma, interprete dei Motus, e questo è il suo primo lavoro da coreografa. È in scena Sound of Space, la sala musical della Fabbrica del Vapore, ma di questo poi parleremo meglio successivamente. Ed è con noi anche allora Hakim Philand, ed è diciamo il regista dello spettacolo Tea Ceremony, che è una performance che cercheremo un po' di capire meglio. E lui è di Cipro, viene da Cipro e è un tipo di spettacolo molto, molto particolare, diciamo, non uno spettacolo classico. Ci spiegherà lui meglio. Lo spettacolo comunque è diciamo la sua compagnia, non conosco, la scandisco in sillabe, SRSLI, Yours, che è la sua compagnia. Seriously, Ah, yours. ok. Seriously, Little trick on your ok. voice. Pardon. Ok. Allora, cominciamo intanto con la compagnia Motus. Allora, chi non li conosce fa un tipo di teatro, diciamo teatro danza, ma è un qualcosa da vedere, perché come teatro danza si intende spettacolo, cioè come dire balletto, ma non è esattamente quello. Loro utilizzano la danza come un linguaggio per costruire completamente la narrazione. Ma parliamo intanto di questo spettacolo Interferenze, di cosa narra e come è costruito questa volta. Allora, come sempre, lo spettacolo ha una struttura di denuncia, come quasi sempre negli spettacoli di Motus. Io sono la regista, ma sono particolarmente orgogliosa che Martina, dopo quasi 20 anni di collaborazione come danzatrice, abbia poi, come dire, realizzato la sua opera prima come coreografa. E devo dire, all'inizio anche un po' di scetticismo, no? Poi, quando abbiamo visto realizzato il lavoro, abbiamo pensato che era veramente una grande cosa, perché in questo lavoro si coniuga la tradizione dei Motus come denuncia, danza civile, danza scomoda, comunque la vogliate dire, denuncia di problemi sociali, con una ironia che invece viene da cose fresche, più giovani, no? Quindi in questo spettacolo si può anche ridere, no? E si parla di linguaggio in maniera politicamente scorretta, utilizzando molto la danza, quindi c'è tanta danza, però c'è anche un filo logico che lega tutte queste storie. È un lavoro molto critico, ma anche molto danzato, e c'è, e
si vede proprio questa ricerca dei linguaggi del corpo che abbiano un significato, no? Ci sono delle gestualità che si capisce sono frutto di una ricerca accurata. Motus è internazionale. Sì. Va praticamente ovunque nel mondo e i suoi spettacoli sono probabilmente più famosi all'estero che in Italia. Però chi conosce Motus in Italia è un amante di Motus, perché è un tipo di ricerca che ha, diciamo, ha trovato una sua chiave interpretativa all'interno di quella nicchia, come dire, espressiva. Sì, ci sono, diciamo, degli affezionati che ci seguono anche ovunque andiamo. E a livello di mito, ecco, loro sono un mito per gli affezionati. No. Non fino a questo punto, però abbiamo una, come dire, rispetto alle compagnie del panorama nazionale ci distinguiamo proprio per questo, chiamiamolo impegno, cioè dove la danza non è mai il fine, ma è il mezzo per dire per narrare delle storie, per raccontare dei disagi, per denunciare dei problemi. E l'impegno politico, tra parentesi, vi accomuna anche al nostro ospite. Si ricollega. Intanto we're talking about just political and social disruptions, okay? And so you and your ho capito company. Un poco. Ah, okay. Bene, grazie. Parlo pochissimo italiano. Okay. So you and your company came here with the ceremony, and can you tell us what's your play about? Mm-hmm. In italiano? Puoi parlarci? No. No, per i nostri spettatori. Okay. Sì, se può dirci di cosa tratta la sua play, insomma, il suo spettacolo, la sua performance, perché ci siamo ricollegati al discorso politico e sociale con i Motus, insomma. Yes, I understood that. Well, first of all, I want to say I'm actually from Germany, living in Cyprus, but it's a beautiful idea that I also wanted to bring in, because the more we work as an artistic community and in this world where things start to drift apart rather than coming together, and I feel more and more like a European anyway. So I didn't react to whether I'm from Cyprus or from Italy or from Germany or from. I really believe in this community and in this idea of coming together. So use your name talk for you, because yes, I just wanted to. Okay, just one second. Ah, sorry, you have to translate. Okay. No, lui dice non reagisce di solito quando si parla di provenienza, perché lui in realtà è tedesco, però non si sente molto più europeo, per cui l'arte è proprio questo, il fatto di unire e non dividere, perché non è importante la provenienza di per sé, ma è per questo motivo che non sta a precisare. Which is actually a big thing of tea ceremony, that's why I started with this introduction. Tea ceremony is actually a very simple setup. It's a geisha who with the promise of serving a cup of tea to the audience. And she just says, I'm your host and you're my guests and I will serve you a cup of tea. And it starts very soft and gentle, just the way a Japanese ceremony begins. It's a very fine, exquisite atmosphere. It's an empty room and you're with this person, maybe. Sì, lui appunto ha fatto questa precisazione perché proprio il concept, il focus della recita, insomma dello spettacolo, il fatto che ci sia questa geisha che si pone in una maniera molto gentile, molto soft, che è appunto tipica poi del modo giapponese, dice poche parole, si presenta, dice voi siete i miei ospiti, io sono invece colui che vi offrirà il tè, insomma sono il guest. E niente, appunto c'è questo gioco di parole, questo scambio e poi in un'atmosfera molto tranquilla, molto soft. And the reason for this was because the piece is actually about the abuse of our worldly resources and of where the tea comes from as one example, but also the abuse of the system in terms of child labor, slave labor, forced labor, the abuse of humans and the pain that is in this world at the moment of abusing and using everything we can, extracting everything from the world, the things and from humans for our comfort, for our luxury. So we wanted, and I stop here, but we wanted to put it in this strange context where you don't expect it, so people don't go, ah, leave me with your consumerism, with your fashion is produced there and our products are coming from here and the
cobalt in the computer is there, and the coffee comes from slave labor, and the tea and the cacao, and leave me alone, I know this. So we didn't want to accuse people, but we want to bring them in some strange way through this obscure ceremony, which feels like silk, almost. Okay. Just, can we say that it's a way to introduce your thoughts, a way to make your thoughts flow? Yes, and to connect with the audience through this, almost like this kinetic empathy that I will give you something, I'll serve you a cup of tea, and then I will tell you slowly, slowly the real story, what comes with... Sì. And the pain that is in the tea, essentially. La sua precisazione è importante, c'è proprio questa atmosfera soft del servire un tè, che è un atto di per sé molto tranquillo, molto dolce, permette di ragionare sulla sofferenza che c'è attualmente nel mondo, legata al consumismo, legata allo sfruttamento. Lui dice molto spesso abuse, perché noi abusiamo delle risorse, abusiamo delle persone, e però non permette di riflettere senza farlo entro un'ottica già vista, ma anzi per permettere allo spettatore di introdursi in questo ragionamento in modo molto leggero, cioè piano piano di permettere la riflessione su questi temi attraverso un semplice gesto delicato che di per sé non ti farebbe pensare a questo tipo di riflessione. Praticamente il concetto è che per quelle persone che hanno del benessere ce l'hanno in quanto qualcuno non ce l'ha. Bravo, the 5% and the 95%. Esatto. Quindi su questo stanno lavorando con questo spettacolo, ma che tipologia di espressione avete utilizzato? È mimo o è teatro di parola? It is teatro di parola, it has words, but it's of course because the geisha is very physical, actually she's very... actually it's a man doing a geisha, so there's many layers of abstraction in there, but she does a lot with her eyes and with looks. She says, like, let's make the world go around. She asks people to move their hand. There is a blackouts with meditation. She walks people through a beautiful garden up to a tea room. So there's this not tricky, but there's this concepts of connecting in there through audience participation. Somebody comes on stage and puts leaves into a fan that fly to pretend it's the fall in Japan and the golden leaves are falling because we need a little extra gold, some fake gold to make the moment more precious and more good and more perfect and more luxurious. It's not enough to have mono il momento, but we need the extra to make the moment even better. So a lot of it is place with this audience interactivity, with what is a precious moment, when do we have enough, is enough enough, are we happier? And as a last thought, yes, we take everything from the world, we have a lot, but are we actually content? Most people are sitting in their silk and they're not content, so we make so many people unhappy to not even be happy in the end, because so this is a little bit Un riassunto, una cooperazione, diciamo, che c'è sia la parola, ma già la geisha di per sé esprime con la fisicità, è tutto riassunto in questa gestualità, e quindi loro fanno partecipare a livello fisico lo stage, quindi gli elementi che sono sopra, la geisha che permette anche appunto allo studio di girare intorno, agli spettatori di girare intorno, di essere partecipi dello spettacolo, in modo da aiutare la riflessione, appunto quello che diceva lui, i clou c'è della interazione riflessione, nella, tra il pubblico e gli attori in scena. Sì. Quindi comunque molto politica come struttura, come intenzione, come poi parliamo proprio del vostro impegno anche politico, sia sociale che politico. Una cosa che vi accomuna tantissimo. La domanda sorge spontanea. Motus, tanti anni di lavoro sulle coscienze. Avete trovato interlocutori? Non lo so, mi rendo conto. Però non lo so, cioè, avete in qualche modo, state trovando un coinvolgimento, sta cambiando in qualche modo anche l'atteggiamento istituzionale nei confronti di queste tematiche? Non parlo solo dell'Italia, l'abbiamo sotto gli occhi, ma un po' la sensazione anche nei posti dove voi riuscite ad arrivare, a girare, che clima soffia, insomma, rispetto anche guardando i vostri spettacoli, la vostra esperienza.
Io credo che mi vorrei riallacciare a quello che lui diceva, perché a mio avviso la sensibilità maggiore è proprio in quei paesi che hanno sofferto di più. Noi siamo appena tornati dal Kosovo. Quando uno nel suo immaginario pensa al Kosovo, pensa a un paese martoriato dalla guerra, no? Invece siamo arrivati lì e abbiamo, con nostra grande sorpresa, trovato un paese giovane, pieno di gente che ha voglia di mettersi in gioco, provare. Sì, ma voglio dire, da noi non si vedono più i 17enni, 16enni che vanno ai reading di poesia, cioè non esiste. In questi paesi c'è voglia di cultura, c'è voglia di crescere, c'è voglia di, come dire, lì trovi una sensibilità. C'è questo festival bellissimo dove siamo stati che si chiama FEMART, è tutto al femminile ed è veramente un grande momento di incontro di gente a livello internazionale che viene da tutto il mondo, c'erano giapponesi, c'erano di tutto, dove ti confronti con altri artisti che comunque hanno questa tua stessa vena. In Italia siamo stati definiti la danza scomoda. Già con questo, come dire, fin dall'inizio, non è che uno poteva sperare granché. Io spero di, so che voi tra poco dovete purtroppo andare. Sì, molto spero di riavervi quanto prima per continuare meglio il discorso. Magari lei può rimanere un altro po'. Can you still be stay here? Or you... okay, sì, ancora due giorni, but actually can we go on with the interview? Because you have to, yeah, okay. Okay. Allora magari un'ultima domanda ve la faccio e poi magari riassumiamo un po' i dati dello spettacolo. Milano Off, come mai decidete di partecipare? Di solito voi partecipate a un altro tipo di competizione o di confronti o di contesti. Come mai avete scelto questa volta anche Milano Off? Credo che noi dobbiamo porci in maniera più aperta rispetto a situazioni di questo tipo, perché si dà per scontato che coloro che hanno già una storia alle spalle non abbiano più niente da dire da una parte, e dall'altra che abbiano un atteggiamento snob, no? Anche nei confronti di situazioni off. Noi stessi gestiamo un festival che si chiama Move Off. Quindi noi siamo tra quelli che ospitiamo artisti internazionali di tutto il mondo che, come adesso, in situazioni come questa ci incontrano, ci scambiamo idee, decidiamo di fare una collaborazione e quindi si aprono nuovi mondi, nuove prospettive. Lo scambio è frutto sempre di continua crescita e rinnovamento. Quindi venire qui, incontrare persone che hanno... E poi soprattutto è un accompagnamento per Martina, che cioè, anche gli artisti prima o poi andranno in pensione, voglio dire, dovranno ritirarsi e dovranno lasciare un po' il testimone a chi dopo di loro si dà da fare e chi ha voglia di raccoglierlo. Quindi Martina, dal mio punto di vista, è il futuro, cioè rappresenta il futuro. Spero che non rimanga sola, perché grazie a Dio abbiamo anche altri collaboratori che lavorano con noi da molto tempo. Riusciremo a far crescere tutti insieme. A far crescere questa cosa. Ma anche i nuovissimi, cioè stiamo producendo dei giovani coreografi in Inghilterra, a Singapore, cioè in posti impensabili dove anche trovi in Italia, dei giovani talentuosi che hanno qualcosa da dire e che comunque, ecco, su questo non si prescinde, usano l'arte, perché a volte veniamo accusati di essere un po' vecchi, no? Perché noi usiamo l'arte come mezzo di... come dire, di crescita sociale, di denuncia, di... e ci viene detto vabbè. Allora io vorrei chiarire una volta per tutti che chi non si schiera si sta schierando in un modo o nell'altro. Diceva giustamente De André,
anche se vi credete assolti, siete comunque coinvolti. Quindi noi preferiamo essere, ecco, noi preferiamo stare, cioè schierarci anche a costo di ricevere qualche pomodoro se qualcuno è non giusto. È d'accordo, ma non però ne riceverete perché siete bravi. Però è così, cioè si deve avere il coraggio di andare su un palco perché si ha voglia e bisogno impellente di dire qualcosa, cioè deve avere un senso che va al di là delle nostre esistenze, non può essere solo autocelebrativo, deve essere una cosa che va al di là di noi stessi e che poi dia spazio al futuro, perché altrimenti abbiamo fallito. Assolutamente. Allora, ricapitolando un po', interferenze, la compagnia si chiama Motus, ma la neonata coreografa è Martina Agricoli, che ne è anche interprete, la regia di Rosanna e Simone, regia quindi Rosanna e Simona, sua sorella Ceri, e gli interpreti sono, oltre Martina Agricoli, Alberto Chignoli, Filippo Di Costa, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano. Esatto. Costumi Mirko Bolognesi, firmano anche i costumi, e la produzione chiaramente Motus. Ricordo Sound Off Space, la sala musical di Fabbrica di Vapore, quindi proprio qui in via Procaccini al 4. Gli orari sono stasera alle 21.30, venerdì alle 17.15, domenica alle 21.30. Con questo spero di rincontrarvi e approfondire ancora un po', spaziando tra tematiche varie che ci piace tanto. Grazie, grazie infinite per essere stati qua con noi. E noi continuiamo invece la nostra intervista. In bocca al lupo. Anzi, da noi si dice merda. si dice, non si può fare niente. Should I take the center seat? Oh, yeah. Thank you. Allora, andiamo avanti con le domande. See, our question was, so we would talk about the theme that is social and political because it is important. Mm-hmm. You want to be active in order to promote a change in attitude. Did you felt this change through your, I don't know, maybe your stage, people who look at you, the way you have to feel it? Traduce un attimo. Sì, scusate. Parlavamo dello scopo politico e attivo a livello anche sociale, appunto, di queste performance. Si può percepire il cambiamento da parte dell'audience? Quindi se loro percepiscono appunto dall'altra parte un movimento? It's a very interesting question and a very interesting phenomena, because the tea ceremony is... People are very excited about it at the beginning, and they're actually excited to take part and to do these little exercises, moving the finger, closing the eyes, just to listen, just to see. There's not much movement. I mean, the geisha is speaking like this and moving like this and moving like that. It's not such an active piece. It's very quiet, but the attention is amazing, because through this little interaction, people are very present. But then after the show, it's a strange piece, because it leaves people really... We get good applause, but it's not one of these pieces where people jump up and they're happy and they go out. People seem to want to rest and want to sit and want to think, and because you realize how connected you are and you realize how painful it is to become aware of it, and that it touches you a little bit deeper than... the things you hear or the things you see. Ah, another Africa picture. Ah, Bangladesh. Ah, so many poor people. It really begins to touch people, and this is kind of a nice phenomena. Of course, it helps that it's a more intimate setting. It's done for medium and smaller size theaters, because it's more ceremonial. But those are the two things. One is this participation, that people are really connecting, and the second is it leaves you with a... It has funny moments, but you don't want to laugh. Okay. It leaves you kind of touched. Say that it's very powerful your theater in that sense. Mm. Sì, ciò che ci dice è appunto questo, che intanto lo spettacolo è fatto appunto per favorire un raggiungimento più forte per teatri di piccola media dimensione.
che inizialmente il pubblico è molto attratto da questa gestualità, da questo soft modo di porsi della geisha, e che alla fine sì, loro, visto l'entusiasmo, ricevono grandi applausi, però potremmo dire quasi rattristati, cioè si vede fisicamente quasi la volontà di voler restare fermi a riflettere del pubblico, c'è proprio questo scarto tra l'applauso e poi quello che è l'espressione. Spiazza, del... molto spiazzante. Okay. Sì. Una cosa vorrei puntualizzare: la geisha è un maschio, è interpretata da un maschio, sì, però proprio per una vostra filosofia di mettersi nei panni dell'altro continuamente, anche scambio di ruolo e di penne, proprio di scarpe, non so, in your shoes. Yes. I understood the first part of the question about whether it's significant, but the second part I wasn't sure. It was just a way to continue it. Ah. You, is it a male that performs a geisha because of your philosophy? Mm-hmm. Is it that something that you do in a proper way every time because it's your philosophy to gender cross or whatever? Okay, do you want to hear the truth or the promotion? The truth. La verità è. We started with a male performer, with this whole idea, because we work on the script, we work very much together with its device theater, meaning it's not an existing script, it comes from the dialogue of performer and director and dramaturg. And it was a male. It's Marius Iwanu, and he's a very award-winning actor, one of the best male actors with many prizes in Greece and in Cyprus. I wanted to work with him, he wanted to work together on this particular theme. And slowly developed that we need to find a mode of speaking that is a bit more surreal, because people are used to hearing it in a certain way. So we want to go in a very strange way to take the audience on a journey. And so we found this, and it had to do with suddenly the tea, and it had to do with this beautiful feeling of this silk, luxurious moment and the present moment, and the Japanese philosophy of becoming present of this 1 hour. So a lot of things connected, but the reason why it was not like, we have to have a male to play a geisha, it was not part of the... But it's more interesting that way, exactly, because everything has a sense, so... And it became more complicated, but in the end, okay, we had to think so much of how it can work. I think it's the strength. I like the way you explain things, so I can feel the strength of this reasoning. Sì, ciò che ci dice che no, in realtà non è un qualcosa studiato a priori, e che conoscendo appunto il performer ed essendo importante per loro lavorare insieme, apprezzando il progetto, hanno poi realizzato strada facendo che effettivamente, legato al discorso del tè, la tranquillità che permette di ragionare, anche il parlare attraverso un genere diverso, che quindi è quasi più surreale, permette un contrasto che quindi favorisce il pensiero. Sì. Amazing. Amazing. That you remember everything. It's amazing, but I can follow you. Because I'm very stuck with your words. Just I heard you before speaking, I got very interesting in it. So, okay. Something sì, I can era fix. Molto affascinata nell'intervista che abbiamo già assistito. Grazie. Andiamo avanti un po', ci sono sì, altre just cose. A few questions more. Yeah. We were also interested in the speech, just you talk, you did about the Cyprian part, just the vision of Nicosia, two stages in order that people can reach the two parts. Okay, mm-hmm. Is there any feel of the ancient culture of, I don't know, Cyprian culture? Does people have that feeling of union, ancient culture? I think this is the part that is a bit lost, the because all the connection is there of the different communities, but I think through history and through very difficult years of being an English colony until the 1960, and then it's a very complicated political situation. But basically, the community slowly drifted apart, which eventually led to in 1974. To the landing of the Turkish troops and the line being drawn, it's called the Green Line. So after that, when people left to the north and south to their respective ethnic groups, this connection, of course, was not
there anymore, and there was a lot of pain in the process on both sides of the atrocities that happened as a part of the division, so, and the occupation that happened. So, but it's a very sad story in the sense that because we worked on many bicommunal projects, it's a very sad story to realize how much people have in common when both communities are working together on theater, for example, and how much is being transported over generations of the other side being the part that is wrong, the way things have rolled out in history. Quindi è un po' sia la domanda che la risposta, perché non abbiamo tradotto la domanda. Sì, giusto, devo anche tradurre velocemente. La domanda era riguardante la cultura antica cipriota, se si sente ancora nelle generazioni. La risposta che ci ha dato brevemente, got to sum up shortly, sorry, è che effettivamente c'è una unione iniziale che però si perde per via del processo storico, che però a livello culturale si potrebbe percepire l'unione tra le due parti. È una cosa che culturalmente permane. Cioè è compito della cultura poi trovare questo comune denominatore. Tra but there is, yeah, there is a definitely common source, but it's just at the moment it's the side, and the sides are too, have too many different interests. Okay. Mm-hmm. Allora, ricapitoliamo tutto. Con noi quindi è stato Achim Wieland, che è diciamo il regista di questo spettacolo che è qui al Milano Off Fringe Festival, Tea Ceremony. E saranno in scena sul palco One Off Space, sala monologhi, sempre qui a Fabbrica del Vapore, sia giovedì, quindi domani alle 17.30, sabato alle 19.15. È un'esperienza assolutamente da provare, perché è un ponte culturale, anche è un'Europa molto più ampia quella che ci state proponendo, ma è un'Europa che si vuole costruire su... eliminando appunto un certo tipo di cultura del consumismo, del consumo, ma sui veri valori che sono quelli che poi riuniscono tutti i popoli, mentre la divisione arriva proprio dal superfluo e dal consumo. Quindi è una vera esperienza quella che ci state proponendo con il vostro spettacolo di questo tipo di riflessione. And I would like to add just something there. It's very interesting because in the end, I think a big part of what drives us apart is also running for the wrong ideals. Okay. This idea of consumerism and this globalization, it's beautiful for people to come together. But in this globalization, private market interest and greed and money and products, it's not working that way. So the Tea Ceremony also tries to propose this Japanese philosophy of a certain self-consciousness will allow me to accept the other human being no matter what heritage in the same way, more easily than in today's culture. Allora, ringraziamo il nostro ospite Achim, e a questo punto noi ci rivediamo domani. È finita questa sera domani la nostra mattina. Domani mattina al mezzogiorno siamo ancora qui a esplorare i meandri di questo festival. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Barbara. Thank you, Achim. Grazie mille. E buonasera a tutti. Arrivederci alla prossima puntata.